Simmers, io sono Mary Shell e oggi siamo tornati in The Sims 4 con una nuova mini rubrica. Mini perché è una cosa abbastanza semplice, diciamo, che però volevo assolutamente fare, ci pensavo già da un po', e sarebbe una rubrica che tratta le case più belle e che trovo in The Sims 4, meglio nella galleria comunitaria di The Sims 4, oppure che a volte vedo anche in The Sims 4 Italia su Facebook, per esempio questa casa, Tonia House, magari vi metterò il nome scritto qua sotto, l'ho vista proprio su Facebook e ho detto devo assolutamente mostrarla e devo fare un home tour, però ovviamente questa sarà una delle tante case che vi andrò a mostrare pian pianino andando avanti con la rubrica. Ovviamente ragazzi faremo anche poi dei gameplay e altre cose e può essere che queste case le useremo anche appunto nel gioco, però per adesso faremo degli home tour, quindi magari avrete anche voi, nel caso se avete il gioco, potreste avere una bella ispirazione e andarvi a cercare determinate case. Volevo farvi notare, prima di iniziare a esplorare questa casa, oggi ci focalizziamo su questa, che sono nella partita di Sulani, dei nostri simmini Mark e Nancy, eccoli qua, e da cui torneremo presto. Ditemi anche voi cosa ne pensate, perché abbiamo fatto una pausa di un paio di mesi e effettivamente avevo delle idee, ho ancora delle idee, però devo un pochettino riassestarmi, perché è passato un po' di tempo. Quindi ditemi quanta voglia avete di rivederli o se vorreste vedere un nuovo sim. Diciamo che io ho voglia di giocarci, ma ho voglia di giocare anche con altri sim, quindi vi lascio anche un pochino di scelta in questo caso. Quindi io direi di partire con l'esplorazione di questa Tonia House e vediamo un po' di cosa si tratta. L'ho piazzata a Willow Creek perché mi sembra molto in tema. I tratti del lotto sono internet veloce, cucina dello chef e aspetto solare. Andiamo! Eccoci qua, è la prima volta che la vedo anch'io. Ovviamente sono entrata in modalità costruisci, compra costruisci, perché non ci abita nessuno per adesso, anche se avrei voglia di farci abitare qualcuno. E in effetti case così fanno davvero venire voglia di iniziare nuove partite, di giocare, è veramente bello. Allora, qui vedo già che c'è una serra, c'è una piscina, sto guardando all'esterno, abbiamo delle bellissime poltroncine, il sdraio, che bello ragazzi, qui non vedo l'ora di vederci almeno un sim, una bella famigliuola. Abbiamo l'altalena per i bambini, un bel patio, guardate, no, è stupenda. Adesso vedremo anche l'interno, ma godiamoci l'esterno, guardate qua. Complimenti a chi l'ha fatta, veramente è bellissima. C'è questa fontana che è veramente veramente bella. Vediamo un pochettino qui all'ingresso. Abbiamo delle bellissime piantine. Vedete i dettagli a volte anche nel costruire le case. Quando vi chiedete come si fa a fare determinate case belle, eccetera, ricordatevi che i dettagli sono molto importanti, per esempio avere delle piantine all'esterno, cioè decorare un po' la casa, come dire, a volte mettere anche dei rampicanti, in questo caso non ce n'è bisogno perché è già bella così, però ricordatevi che più dettagli ci sono, sicuramente migliore risulterà la casa. Direi di entrare. Allora, entrando proprio all'ingresso, la vedo per la prima volta con voi ragazzi, io l'ho vista solo su Facebook e già lì ho detto wow, e adesso ridico wow, avevo visto delle foto, ma è tutta un'altra cosa vederla qui con voi. Guardate qua i divanetti, mi piacciono tantissimo. L'angolo TV chiaramente, che non può mancare, è bellissimo. Il bar, un bellissimo bar con una libreria,
giustamente, abbiamo un bel caminetto, così se vogliamo leggere un libro accanto al fuoco ci sta tutto. C'è anche una bella console qua, vedete, all'entrata, e questi sono dettagli molto importanti, devo dire. Avere un bell'atrio con una console, delle lucine, è una cosa che sto cercando di fare anch'io. Non riesco a fare case di questo tipo, ma comunque cerco di migliorarmi e cerco di ispirarmi a queste case, perché veramente ci sono dei dettagli che, se utilizzati magari anche ripetutamente nelle varie costruzioni, rendono la casa veramente più wow. Guardate qua, qui abbiamo i dolcetti, molto molto carino. Abbiamo questo angolo cucina, vedete, ad isola, che a me piace molto, fatto così. E mi pare che qui abbia utilizzato i mobili di selva dorada, sì, selva doregno, che sono bellissimi. Ovviamente non può mancare l'angolo caffè, perché il caffè per il sim è importantissimo, sono sempre stanchi. E bello anche questo unire questo stile un po' selva doregno, anche perché è riuscita questa persona, questa ragazza, a rendere una casa appunto moderna, utilizzando veramente un po' di tutto, quindi mi piace tantissimo. E qui c'è un bel acquario per i pesciolini. Poi di qui dove si va? Vediamo un po'. Allora, qui c'è, credo, un angolo, sì, un angolo per giocare a scacchi, ottimo per sviluppare l'abilità di logica, quindi proprio andando di qui dal salotto. Mentre di qui abbiamo, credo, un angolo, sì, con la scrivania, il computer, ma anche per sviluppare un po' l'arte della musica, perché no, molto carino, mi piace tantissimo, con questo divanetto, magari qualcuno che ci ascolta mentre facciamo suonare il sim, e qui si può tranquillamente lavorare, e anche una bella libreria grande, ci piace. Poi, andando per di qui, scusate ragazzi, io con le riprese non sono fantastica, voi lo sapete, però sto facendo del mio meglio. E qui abbiamo l'immancabile, cioè immancabile, non è scontato perché lo vedo in poche case costruite, però è bellissimo, angolo dello sport. E ottimo il fatto di aver messo anche qui una TV, perché effettivamente i sim possono fare entrambe le cose, quindi mentre si allenano si svagano. Questa cosa è veramente ottima, veramente approvatissima. Poi, andando per di qui, già ho notato l'angolo spa. Eh sì, perché dopo essersi affaticati in palestra ci vuole la spa. E qui abbiamo, come vedete, la sauna e l'angolo massaggi, molto bello, molto rilassante. È veramente rilassante. Poi qui c'è anche appunto questo incenso, bellissimo, bellissimo veramente. E poi, ah, qui c'è un bagnetto, vedete, proprio in concomitanza con l'angolo sportivo abbiamo un bel bagno con la cesta per il bucato, noto, quindi sono stati usati tanti tanti pack. E quindi dovremo fare anche il bucato, e ci sono le lavatrici, guardate come sono state ben integrate. È vero, non c'è, ora che vedo ragazzi, non c'è il water, quindi diciamo che è un angolo lavanderia, sì, scusatemi. Però ecco, bellissimo l'angolo lavanderia, magari se uno vuole ci può aggiungere, potrebbe, per dire, togliere, no, la scopa però non si può togliere perché c'è la porta, però insomma si può adattare, ma è stupendo anche così. Bellissimo. E il bagno vero e proprio invece è qui vicino appunto alla sala da pranzo. Sala da pranzo, qui c'è la porta e si entra, e oppalala, bellissimo. Volevo vedere la vasca di che pack era, di stagioni, ecco, non mi ricordavo precisamente. Bellissima, abbiamo la doccia e abbiamo proprio il bagnetto bello completo. Devo ammettere che è veramente curato, mi piace davvero tanto, sì. Ma c'è anche il piano superiore, quindi adesso io direi di salire di un piano e vedere cosa c'è sopra. Le scale sono qui, quindi molto discrete anche, e sembrano quasi a chiocciola, la cosa ci piace. Saliamo, e salendo quel sim ci ritroviamo qui, guardate, in questo angolino perfetto.
che però appunto ha tante porte che adesso andremo a scoprire. Qui abbiamo dei bei divanetti, è stupendo, con sempre una libreria, quindi i Sim veramente hanno tantissimi angoli in cui rilassarsi. Mi piace molto anche il fatto che ci sono dei dipinti, dipinti proprio dalla Sim o dal Sim, insomma, in questione, stile artistico di Zhu, oh, oddio, non so leggerlo, comunque bellissimo, e direi di andare verso questa porta e scoprire cosa c'è dentro. C'è un bagno, ok, un altro bagno al piano di sopra, è utilissimo, un'altra cesta, mettere sempre tante ceste in casa, sempre la vasca di stagioni, che mi piace tantissimo, e anche però un angolo doccia, c'è anche al piano di sotto l'angolo doccia, mi piace molto. Vedete che qui abbiamo anche tanti prodottini per il corpo, quindi le candeline, e quindi lo trovo un angolo anche molto rilassante, mi piace. Poi non spoileriamoci però troppo, usciamo dal bagno e andiamo verso quest'altra porta. E qui abbiamo, no, bello, l'angolo musica barra lavoro, dipende da che carriera appunto fa il Sim, ma questo è bellissimo. Anche angolo youtuber, perché no? Influencer, mi piace davvero tantissimo. Wow! Questo per la carriera da influencer è perfetto. E c'è anche la pianola, quindi bellissimo. Cioè non manca niente. Qui trovate tutto, mi piace troppo. Non vedo l'ora di fare home tour anche di altre case. Ditemi se vi piace questo format, che sicuramente anche qualcun altro ha portato, ma vabbè. Bellissimo anche quest'altro dipinto, ragazzi, stupendo. Andiamo di qua. Che bello! Non manca nemmeno l'angolo bambini. Qui abbiamo una boccia per pesci. Giustamente il divanetto, soprattutto per i genitori, mi immagino, che saranno stanchissimi. Poi, appena il bambino diventa più grande, inizia a fare un po' di lavori scolastici. Molto bello. Comunque, ragazzi, cercherò di mostrarvi case senza materiale personalizzato. Ecco, volevo aggiungere questo. Cioè, case magari con tutti i vari pack, sì, ma non col materiale personalizzato. Bellissimo. Perché così almeno potete scaricarle più tranquillamente, ecco, non per altro. Qui, allora, devo capire come arrivarci. Ecco, ho visto già la camera per i genitori. Ok, qui c'è un'altra porta, quindi diciamo adiacente alla camera per bambini, andando verso di qua, c'è la camera dei genitori, vedo, che ci piace molto, ha usato sempre stagioni, almeno se non mi sbaglio, bellissimo. Il letto bianco così ci sta veramente bene. Poi mi piace anche l'idea dei pannelli tipo solari, bellissima. Entra molta luce, quindi bello. C'è anche un piccolo tipo armadio, vedete? Sì, sì, l'armadio con la scarpiera, i mobili, le valigie, come in una casa vera d'altronde. Quindi bellissimo questo dettaglio. E un'altra immancabile cesta, che torna sempre utile quando si ha la lavatrice. Meglio avere tante ceste. E qui c'è un altro bagnetto, il bagnetto di servizio, chiamiamolo così, per i genitori. Adoro, adoro. Proprio qui dove c'è la camera, quindi i genitori, anziché alzarsi e fare tanta strada, vanno direttamente qui, mi piace. Si fanno la doccia, si fanno un bel bagno nella vasca jacuzzi, no, non è una jacuzzi, però vabbè, insomma, simile. E bello, bellissimo. Direi che abbiamo visto tutto, guardiamola dall'alto, così guardiamo la visuale dall'alto. Ah no, manca questo, la serra, ragazzi. E è stupenda. Ora, diamo un'occhiata alla serra. Direi di sì, perché comunque è molto utile la serra sia per un Sim che ama il giardinaggio, sia per la carriera proprio di botanista e queste cose qui. Quindi vediamo cosa c'è. Ci sono tante piantine, c'è già qualcosa di piantato, il che è ottimo. E guardate quanto spazio abbiamo. E in effetti, vedete, c'è anche lo spazio per i botanici e gli alveari. Così possiamo avere il miele.
E per fortuna vedo che sono calme le nostre api, così ci fanno il miele decisamente più buono. Una serra veramente molto carina, veramente veramente molto carina. Io, ragazzi, vi mostrerò solo le case che considero wow. Questa è una casa wow. Magari, chissà, potreste dare voi nei commenti un voto, cosa ne pensate? Magari, non so se potremmo vivacizzare il format con qualche voto, così. Chiaramente, essendo case belle, saranno sempre voti alti. Però, chissà, magari qualcuno è ancora più wow. Però questa devo dire che io la vorrei tantissimo utilizzare. E complimenti a chi l'ha creata, perché è bella, bella, bella. Guardate, ha usato moltissimo stagioni, giustamente, e approvo. L'esterno mi piace tantissimo, l'interno anche. Poi tra l'altro qui è bello perché c'è anche un angolo spesso un po' sottovalutato, l'angolo del campeggio, così si può anche fare una bella festa con le tofolette, i salsicciotti, c'è proprio la festa dedicata, la festa del salsicciotto. E direi che appena utilizzerò una sim qui potrei subito fare una bella festicciola. E ditemi anche voi se vorreste vedere qualche sim abitare qui, magari proprio nel gameplay principale. Potremmo sì utilizzare, ok, Nancy e Mark, ma avere anche altre famiglie, così vivacizziamo un po' la cosa. E vabbè, ditemi cosa ne pensate, ragazzi. Io vi mando un grande bacio, ditemi se questo video vi è piaciuto. Ci vediamo nei prossimi video, che saranno sia di The Sims sia di non The Sims, cioè gameplay vari chiaramente. Un bacio grande e alla prossima, ciao!